Salve a tutti e benvenuti negli studi televisivi della parrocchia Sant'Angela Merici in Roma. La pandemia per il Covid-19 che ancora stiamo vivendo e che ha scardinato un po' i nostri equilibri personali e globali ha fermato l'attività dei cori parrocchiali. Ma una luce si sta levando per fortuna all'orizzonte ed è per questo che l'Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero Turismo e Sport della Diocesi di Roma, in collaborazione con l'emittente Radio Più Roma, ha deciso di lanciare la quarta edizione del Festival Cantate Inni con Arte. Un festival, lo ricordiamo, romano, dedicato alla musica liturgica ed aperto a tutti i cori parrocchiali della Diocesi di Roma e delle diocesi suburbicarie. Ma dove eravamo rimasti? Vediamo. Il vincitore è? Sono gli universitari Don Bosco. Visto un emozionante momento con il coro Giovani Universitari Don Bosco che nel 2019 è arrivato primo per la sezione Inediti nella accogliente atmosfera, l'abbiamo visto, della parrocchia San Frumenzio ai Prati Fiscali, appunto la finale della terza edizione di Cantate Inni con Arte. A consegnare il premio, come avete visto, è stato il presidente di giuria del festival, Monsignor Marco Frisini, fondatore e direttore del coro della Diocesi di Roma, che è oggi in diretta con noi e che salutiamo. Benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, Don Marco, ripartiamo? Ripartiamo, speriamo almeno di ripartire al più presto. E dipende purtroppo da tante cose che non sono nella nostra volontà. Però credo che c'è tanta voglia di ripartire, credo che i cori, tutti i cori parrocchiali, io lo sento anche in giro per l'Italia, non vedono l'ora di poter ripartire, anzi già programmano delle attività, dei momenti, ma speriamo si possano tutti attuare al più presto, proprio perché c'è una necessità non solo di voler cantare, ma anche di ritrovarsi, di poter progettare insieme dei momenti anche significativi, di poter celebrare le liturgie in maniera solenne. Cioè, c'è veramente tanto desiderio di ripartire. Ecco, l'ha detto lei, a causa della pandemia si stanno proprio riscontrando alcune difficoltà nel motivare anche i cori. Quindi come si può fare questo proprio per ridare questo slancio nella ripartenza? Beh, io ho cercato nel coro diocesano a Roma di mantenere i rapporti personali, soprattutto l'anno scorso, proprio in pieno lockdown. Allora, il messaggio quotidiano che io invio a ciascuno, gli incontri che facevamo dal vivo di formazione, farli in streaming, e poi ecco, quindi mantenere, diciamo, personalmente, no? Nel coro quella comunione che si può sfaldare, si può sfilacciare, no? Dopo tanto tempo che non ci si vede. E poi, quando è possibile, come è successo a Roma, fare l'animazione liturgica con piccoli gruppi, no? Se non si può stare tutti insieme, però si fanno dei turni
e quindi di 8 persone, a volte 4, addirittura 8, 12, cercando in ogni caso di essere presenti proprio per non abbandonare e non lasciar spegnere il fuoco che arde, diciamo, dentro ogni coro, il desiderio di vivere questa esperienza. Ecco, cantate inni con arte, lo ricordiamo, è un contest, ma anche una gara e soprattutto anche un percorso che spinge le parrocchie a una crescita, a una riflessione attraverso la musica. È d'accordo? Ma infatti non è tanto la gara in sé, certo, quello è lo stimolo, diciamo, la gara è, come sempre, è il desiderio di migliorare, di confrontarsi, no? È una cosa importante, ma io credo sia anche un grosso stimolo per poter dare il desiderio, per infondere il desiderio nelle parrocchie di costruire una realtà corale, anche piccola, anche è molto particolare, quello che vogliamo, ma è importante stimolare proprio questa attenzione doppia, una per la liturgia cantata, che può avere con un coro stabile in una parrocchia, può avere già una qualità nuova, diversa, sia anche proprio per far incontrare i giovani in questa esperienza che è il coro, che è sempre un'esperienza preziosa, importante. E offrendo quindi anche una partecipazione all'attività parrocchiale diversa secondo i propri carismi, diciamo, secondo anche le proprie esigenze. Ecco, come musicista e liturgista, insomma, le volevo chiedere proprio una domanda sulle identità per la musica liturgica. In Italia si sta seguendo una linea oppure ogni diocesi, ogni parrocchia si organizza come crede? Ma credo che in questi ultimi anni, anche, insomma, anche decenni, diciamo, ci sia stata una crescita anche di responsabilità nelle diocesi, nelle parrocchie, se i cori si sono moltiplicati, perché si è sentita l'esigenza di qualificare, no, l'animazione musicale liturgica. E poi la CEI ha fatto tanti sforzi, basta pensare al repertorio nazionale, e a tanti anche momenti, no, di formazione che sono stati offerti. C'è una sensibilità che cresce, poi chiaro dipende dalla sensibilità sia dei vescovi che delle parrocchie, no, nell'animare, ma vedo che tutte le diocesi in qualche modo si sono messe in moto in questa direzione, quindi credo che sono in questo fiducioso, credo che il futuro dell'animazione musicale liturgica possa essere un periodo di rinascita e anche di una consapevolezza sempre maggiore. Ecco, in conclusione le chiedo un augurio per tutti i cori che si apprestano a partecipare a questo festival e che si stanno rimettendo in movimento anche per l'animazione della messa in parrocchia. Innanzitutto di non arrendersi, se non arrendersi alla difficoltà che stiamo attraversando, ma saperla anche addirittura cavalcare, ossia imparare a usare le difficoltà o gli ostacoli non come uno stop, ma invece come uno stimolo a trovare delle vie nuove. Per esempio, il fatto di già programmare per il prossimo anno pastorale, no? Già delle attività, dei momenti, sperando quindi anche di ricominciare così. Poi tenere i contatti adesso, cioè riprendere tutti i contatti con tutti i coristi per poter insieme anche rincontrarsi umanamente, perché l'amicizia in un coro è molto importante, crea un legame che va anche al di là del cantare insieme e che stimola il cantare insieme, ossia che rende il cantare insieme di una qualità diversa. E poi, ecco, diciamo, nella programmazione anche questo momento con cui i cori entrano in competizione del nostro festival diventa anche un momento, un'occasione per avere una meta. Io dico sempre al coro e ai cori, è importante avere delle mete da proporsi, ossia un festival è una meta.
non è però il fine del coro, ma diventa un'occasione per crescere. Come dire, bisogna prepararsi bene per confrontarsi con gli altri cori, dobbiamo essere bravi, eccetera. Questo aumenta la qualità dell'impegno e diventa anche uno stimolo per impegnarsi ugualmente per l'animazione, per esempio, della messa domenicale o di un altro momento. Sì, ecco, usare anche questa occasione per crescere. Quindi direi buon canto ai cori, ecco. Bene, grazie, grazie di cuore Monsignor Marco Frisina, che ritroveremo il prossimo 6 novembre alle ore 20, lo ricordiamo, nella parrocchia San Giovanni Bosco al Tuscolano, insieme alla giuria, perché lei è presidente di giuria, la giuria che ricordiamo è composta da Carlo Donadio, direttore dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Alvaro Vatri, presidente dell'Associazione Cori del Lazio, e Francesco D'Alfonso, critico musicale dell'Ufficio per la Cultura e l'Università del Vicariato di Roma. Ed ora, a proposito della Basilica di San Giovanni Bosco, andiamo a dare uno sguardo al luogo che accoglierà la finale della quarta edizione di Cantate Inni con Arte, e ascoltiamo il saluto del parroco Don Roberto Colameo. Un caro saluto a tutti, sono Don Roberto, parroco qui a Roma, San Giovanni Bosco. Una piccola parrocchia di periferia, come la chiamo io, ma contiene un numero di abitanti abbastanza elevato, ci assestiamo sui 50-55 mila abitanti. È una bella realtà. Questa chiesa è stata costruita e dedicata, diciamo così, nel 1959. Dal 59 ad oggi ha avuto già la visita di ben quattro santi: San Giovanni XXIII. Poi è venuto San Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. E quindi siamo molto felici innanzitutto di essere aperti e accoglienti a tutte le diverse iniziative, perché il nostro desiderio, come ci ha insegnato anche il nostro fondatore San Giovanni Bosco, è quello di inserirci pienamente nella realtà locale, nella chiesa di cui facciamo parte, in questo momento proprio la Chiesa di Roma. E quindi siamo felici proprio come Salesiani di Don Bosco di poter accogliere qui questo festival Cantate Inni con Arte. La felicità viene anche data dal fatto che la precedente edizione l'abbiamo vinta noi e quindi a maggior ragione siamo contenti che in qualche modo il testimone, non dico che possa andare via di qua, ma mi auguro che possa anche rimanere qua. Comunque, se dovesse andare via di qua, siamo ben lieti che questo avvenga. E quindi vi invitiamo davvero a partecipare a questa iniziativa, tutte le corali, i cori delle nostre parrocchie, perché potrebbe essere davvero un modo per crescere nella comunione, nella condivisione di tanti valori. Siamo in una parrocchia affidata ai Salesiani. Don Bosco era solito dire che un oratorio senza musica è come un corpo senza anima. E quindi a maggior ragione penso che questa iniziativa sia bella, farla proprio qui in una basilica dedicata al Santo dei Giovani, e dove per oratorio non intendiamo tanto una struttura, come in genere alle volte possiamo pensare, ma è un criterio permanente della nostra azione educativa. Oratorio per noi è scuola che avvia la vita, è un cortile per incontrarsi da amici, è una parrocchia per evangelizzare e una casa che accoglie. Allora, alla luce anche di questa esperienza tipicamente salesiana, ecco, tentiamo di vivere nel maggior modo possibile questa bella iniziativa che ci viene offerta dalla nostra diocesi e quindi benvenuti, vi aspettiamo davvero con tanta gioia e con tanto interesse. Ringraziamo Don Roberto Colameo, parroco della Basilica San Giovanni Bosco al Tuscolano, che ricordiamo accoglierà la finale della quarta edizione di Cantate Inni con Arte il prossimo 6 novembre. E vi ricordiamo anche che la finale si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, perché, come avete visto dal nostro servizio, la Basilica è sufficientemente grande per accogliere tantissime persone anche con le regole del distanziamento. E quindi spazi sufficienti appunto per accogliere questa finale, e quindi vi aspettiamo.
Come ricorderete, al termine della scorsa edizione, nella serata finale, abbiamo regalato un libretto con tutti i canti inediti presentati nelle edizioni di Cantate Inni con Arte. Questo perché, al di là della serata finale, è importante mantenersi sempre aggiornati appunto su i brani che vengono presentati e che vengono anche cantati all'interno delle nostre parrocchie. Ma come si arriva a comporre un canto di qualità? Lo chiediamo ai nostri ospiti che sono qui con noi oggi, e lo chiediamo a Don Danino Spagnoletti, parroco di questa parrocchia di Sant'Angela Merici e musicista, e Agostino Maria Greco, che è insegnante di religione, organista, direttore del coro della parrocchia di San Giuliano e autore di una fortunata rubrica che è andata in onda proprio su Radio Più Roma, Pillole di musica e liturgia. Benvenuti a entrambi, grazie di essere qui con noi. Allora, Agostino, partiamo da te, perché nella tua rubrica, dicevamo, hai parlato più di una volta del valore della formazione. Ecco, quanto è importante formare i fedeli al canto, alla musica e soprattutto alla partecipazione durante il rito? Allora, il tema della formazione è un tema imprescindibile. Già il Concilio Vaticano II, nella Sacrosanctum Concilium, dice che per inculturare la riforma liturgica nella Chiesa è importante che ci sia una formazione e un'adesione ai principi appunto della riforma. Per quanto riguarda, a maggior ragione per la musica, è importante che i cori liturgici siano, diciamo così, da stimolo formativo ed educativo per tutti i fedeli. Noi sappiamo che viviamo in Italia in cui la formazione musicale non è media, diciamo, dei cittadini, non è altissima, e quindi la funzione del coro può essere anche quella di educare, no? Affinché tutti i fedeli cantino. Il nostro scopo, il nostro obiettivo, l'obiettivo di un coro parrocchiale dovrebbe essere quello di essere la guida, il cuore dell'assemblea. C'era una pillola, no? Dedicata proprio al coro come cuore dell'assemblea. E allora, quindi, il coro ha una funzione importante in questo, però per farla deve essere formato da un punto di vista musicale e da un punto di vista liturgico. Non basta solo l'aspetto tecnico musicale, quindi il cantare bene, il declamare bene il testo, eseguire un canto, no? Dal punto di vista tecnico bene, ma è importante anche una formazione liturgica, perché la musica quindi non è un orpello della liturgia, non è un abbellimento, non è qualcosa che se c'è o non c'è è la stessa cosa, ma è parte integrante del rito stesso, così come le letture bibliche, così come le altre parti recitate. Il canto, il cantare insieme dell'assemblea e del coro che aiuta l'assemblea tutta a cantare è importante. Ecco, Don Danilo, Agostino ha parlato del Concilio Vaticano II, della Sacrosanctum Concilio, che è la Costituzione che appunto affronta la Sacra Liturgia, lo ricordiamo per chi ci segue, e ha posto, il Sacrosanctum Concilio pone proprio l'accento sulla funzione ministeriale della musica nel rito. Secondo te la musica è, come dire, troppo presente, marginale o centrale nella celebrazione? Naturalmente io posso soltanto fornire un contributo pratico, perché essendo parroco, anche se hai ricordato anche musicista, e questo naturalmente fa un po' anche la differenza, perché ho ovviamente una sensibilità personale, anche perché sono passato attraverso esperienze di musica classica e anche di musica moderna. E il mio contributo pratico naturalmente parte dall'analizzare di fatto come avvengono le cose durante le nostre celebrazioni, ma direi anche soprattutto prima, perché partirei da una domanda che quasi sempre mi viene rivolta all'inizio di una celebrazione, spesso anche quella domenicale. La domanda dei fedeli è: facciamo un canto? In questa domanda credo che ci sia un po' tutta quanta aperta la problematica dell'utilizzo della musica liturgica. Perché me lo chiedono? Cioè, perché dobbiamo fare un canto? Dobbiamo coprire un vuoto? C'è veramente questa necessità di arricchire la nostra celebrazione con la musica, con il canto? Questa sensibilità, però, mi sono accorto, effettivamente è ancora un obiettivo da raggiungere. Si accennava prima alla Sacrosanctum Concilio, sono passati tanti anni ormai da questo documento, e effettivamente ancora il cammino da fare è tanto, perché mi sono accorto che c'è molto da lavorare sulla sensibilità
dei fedeli e anche su una certa educazione all'ascolto e all'utilizzo anche degli strumenti musicali, dei cori e della musica nella celebrazione. Quindi bisogna lavorare in questo senso al pari di come si lavora per quanto riguarda le letture, cioè la cura, per esempio, la formazione dei lettori. Molto spesso ci lamentiamo anche che non vengono comprese bene le parole che vengono declamate dai lettori, perché effettivamente raramente si trova nelle parrocchie, proprio a livello pratico, qualcuno che si interessi di questo argomento. Bene, allora, visto che parliamo di musica e di festival, ci interrompiamo un attimo perché vi vogliamo fare sentire il coro Alfreda Milanese che arrivò in finale nel 2017 con il canto Ascolta Signore la mia voce. Ascoltiamo. Molto interessante questo del coro Alfreda Milanese della parrocchia, lo ricordiamo, Sacro Cuore Immacolato ai Parioli. Torniamo a chiacchierare con i nostri ospiti e ripartiamo da Don Danilo. Allora, Don Danilo, io ti chiedo, quali sono gli strumenti idonei secondo te per accompagnare un canto liturgico e quali quelli da non utilizzare, per esempio, assolutamente?
Mi stai riportando alla memoria un ricordo lontano, quando da ragazzo, lontano 1984 credo, facendo una vacanza di piacere con i miei genitori in Scozia, mi sono imbattuto in una chiesa cattolica e entrando la messa era animata con il basso elettrico, la chitarra elettrica, la batteria e delle tastiere. Io all'inizio, per la verità, ho pensato a uno scherzo, perché non mi sembrava assolutamente vero, poi provenendo anche da una tradizione classica, mi sembrava davvero strano, però già nella metà degli anni Ottanta questa era una realtà fuori magari dai nostri contesti culturali. Poi la vita riserva anche un po' delle sorprese e devo dire che io stesso poi ho fatto parte di sezioni orchestrali come tastierista e anche durante le animazioni liturgiche. Quindi questa domanda è un po' particolare, perché in realtà tutto dipende dal contesto, cioè dipende da dove ci si trova e anche un po' delle abitudini culturali. Lì eravamo in Scozia tanti anni fa, poi dopo io mi sono ritrovato a metà degli anni 90 a entrare a far parte di un gruppo del rinnovamento carismatico dove l'utilizzo di questi strumenti era abituale. Poi ho scoperto anche attraverso i miei interessi personali, che in realtà sappiamo bene che anche il Movimento dei Focolari, altri gruppi e associazioni cattoliche fanno largo uso di questi strumenti, anzi noi stessi utilizziamo i canti, penso a quelli del Gen Rosso, del Gen Verde, che sono nati in contesti diversi dall'uso dell'organo liturgico, che è lo strumento musicale principale che viene indicato all'interno della Sacrosanctum Concilium. Quindi questo mi ha portato a dire che in realtà prima di tutto bisogna contestualizzare l'utilizzo di questi strumenti. È impensabile che naturalmente possano essere utilizzati, non so, in un ambito particolarmente classico e tradizionale, quale potrebbe essere, non so, una chiesa antica di Roma, per esempio, e che tra l'altro acusticamente crea anche diverse problematiche reali. E poi anche la stessa assemblea deve conoscere e sapere in anticipo che l'animazione deve essere effettuata in quella maniera, perché altrimenti potrebbe causare disturbo. Io ricordo che qualcuno che si è avvicinato anche al rinnovamento carismatico all'inizio ha trovato, oltre che inusuale, anche proprio fastidioso ascoltare la messa animata in quella forma, in quella maniera, mentre gran parte dell'assemblea invece provava anche una, diciamo, piacere spirituale a poter ascoltare questi canti, e li accompagnavano e li accompagnano tuttora gradevolmente anche nella preghiera comunitaria. E ci vuole però anche una certa sensibilità da parte della sezione orchestrale, perché il rischio di fare rumore è molto alto e anche il rischio del protagonismo è altissimo, perché ovviamente, insomma, è un affacciarsi, anche un proporsi all'assemblea liturgica molto diverso da quello classico e tradizionale, in cui c'è un organista che suona o un coro che sia, diciamo, anima, però è piuttosto collocato anche fisicamente in un certo ambito. Lì invece occupa molto spazio anche dal punto di vista sonoro. Ecco, torniamo alla formazione. Agostino, tu per formazione e per vocazione, lavoro, tu fai questo, insomma, e quindi sono curiosa di chiederti la figura dell'animatore musicale. Chi è, secondo te, e soprattutto manca nelle nostre parrocchie e che cosa è necessario per introdurlo? Allora, sì, ne abbiamo parlato in una delle nostre pillole, no? Questa figura di questo animatore liturgico musicale della comunità, qualcuno nel passato lo ha chiamato il piccolo Bach, no? Si tratterebbe di una figura di ministeriale riconosciuta dalla comunità, che organizzi e che, diciamo, programmi l'attività liturgico-musicale della comunità, della parrocchia, ma potrebbe anche valere per una comunità religiosa, no? È una persona debitamente formata dal punto di vista musicale, ovviamente, in primis, ma anche dal punto di vista liturgico, che metta la sua competenza a servizio della comunità, per i vari, diciamo, servizi che ci sono da fare all'interno delle celebrazioni. Per cui, se in una parrocchia ci sono diversi cori, diverse realtà, la figura dell'animatore musicale è colui che coordina le varie realtà, magari in occasione delle celebrazioni in cui tutti insieme, no, magari cantano durante la liturgia. Allora lui è colui che coordina, colui che programma, colui che sceglie i canti,
del repertorio che valuta eventualmente anche nuovi canti da inserire nel repertorio parrocchiale dei vari gruppi, è colui anche che, perché no, pensi a un'attività anche culturale, musicale al di fuori della liturgia stessa, no? Per esempio, l'organizzazione di concerti spirituali che magari durante in alcuni tempi dell'anno liturgico, i tempi cosiddetti forti, no? Sia anche di stimolo, di riflessione, di meditazione per tutta la comunità attraverso l'utilizzo della musica, no? Quindi una figura competente, riconosciuta, debitamente formata, che faccia questo servizio. Ovviamente è, come dire, cosa bisogna fare? Mi chiedevi per introdurlo nella celebrazione. Intanto bisogna cercare le persone disponibili a questo servizio, poi soprattutto bisogna formarle. Ritorniamo di nuovo al punto di partenza. Ecco, vorrei chiudere con te, Don Danilo, perché secondo te oggi in Italia, c'è una precisa identità del canto liturgico o ogni parrocchia, ogni diocesi fa un po' a sé? Ma la sensibilità dovrebbe partire dalla diocesi, ma sappiamo che le diocesi sono tante, a volte anche hanno dei problemi più importanti anche da affrontare, quindi è un po' complicato come discorso. Certo, qui a Roma siamo forse più avvantaggiati. Alla fine diciamo che la questione viene risolta nell'ambito delle parrocchie. Purtroppo devo dire anche in questo caso che a livello personale non sempre si è profeti in patria. Il fatto, come dicevi, di essere musicista, tuttora non è che aiuta sempre. Bisogna arrivare poi in parrocchia e in parrocchia troviamo o non troviamo gente disposta a mettere su un coro o a suonare l'organo la domenica o altri strumenti. Quindi dobbiamo probabilmente riprendere di nuovo questa ricerca e anche questa sensibilità, direi soprattutto da parte dei giovani, perché in questi anni, in questi decenni, ho notato che c'è stato un calo di attenzione, un calo di interesse nei confronti dell'aspetto musicale e nelle parrocchie. Se penso che tanti anni fa gran parte dei talenti che noi conosciamo, alcuni hanno avuto anche un grande successo, e nascevano proprio all'interno delle parrocchie, cioè erano cantanti del gruppo corale o musicisti nelle parrocchie di tutta Italia e poi magari partecipavano a qualche concorso e sono diventati famosi. Bene, che dire, penso che questo concorso che adesso, questo nuovo concorso che si apre, potrebbe essere una buona opportunità per rilanciare questa sensibilità all'interno delle parrocchie e quindi speriamo naturalmente nel futuro che tanti giovani di nuovo possano tornare in generale alla musica, e questo è il nostro augurio perché la musica naturalmente scalda il cuore, ci aiuta veramente a vivere meglio, direi. E poi soprattutto anche alla musica liturgica, perché una celebrazione, come abbiamo detto insieme, come una celebrazione con la musica fatta bene e soprattutto con una preghiera accompagnata da una musica liturgica ben realizzata, sicuramente farà sì che la celebrazione sarà tutta un'altra cosa, quindi anche si uscirà dalla chiesa con un animo diverso. Bene, grazie, grazie. Comunque noi, insomma, ci auguriamo, ecco, che questa edizione di Cantate Inni, ecco, sia proprio come dicevi tu, anche di rilancio per questo aspetto. Quindi grazie, grazie ai nostri ospiti che sono stati con noi. Speriamo di ritrovarli nella serata finale del prossimo 6 novembre. E ora andiamo a capire come partecipare al concorso, quali sono, insomma, le specifiche e soprattutto le deadline, insieme a Valeria De Simone, alla collega Valeria De Simone, che ha preparato per noi questa clip. Sono finalmente aperte le iscrizioni per la quarta edizione del Festival Cantate Inni con Arte, il concorso rivolto a tutti i cori parrocchiali della Diocesi di Roma e di quelle suburbicarie. Partecipare è molto semplice, entro il prossimo 27 settembre sarà possibile registrare e inviare a concorsiradiopiu@gmail.com un brano liturgico in lingua italiana o latina della durata massima di 5 minuti, esplicitamente concepito per la celebrazione eucaristica. Ogni coro potrà decidere di concorrere per una delle due sezioni previste, editi e inediti. Potrà cioè scegliere di partecipare al concorso con un brano della tradizione liturgica consolidata o di scriverne e musicarne direttamente uno ex novo.
Insieme al brano dovrà pervenire sempre tramite mail la scheda di adesione, scaricabile dal sito www.radioq.eu, da compilare e firmare in ogni sua parte, e la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Il costo di iscrizione è di 50 euro per coro. Saranno 12 cori, 6 per ogni sezione, scelti da una giuria di qualità presieduta da Monsignor Marco Fisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, accederanno alla serata finale del 6 novembre alla Basilica di San Giovanni Bosco. 2 i vincitori decretati dalla giuria, 1 per ogni sezione, che saranno premiati con una targa e con un buono del valore di 250 euro ciascuno, da spendere in acquisto di prodotti musicali. Ma non solo, al di là della sezione per la quale si comporre, ci sarà un terzo vincitore. A sceglierlo gli utenti del web sulle piattaforme online di Radio Più Roma. Il coro più apprezzato potrà esibirsi fuori concorso durante la serata finale e sarà premiato dalla giuria con una targa e con un buono del valore di 100 euro, sempre da spendere in acquisto di prodotti musicali. E dunque ricordiamo che il regolamento completo con tutte le informazioni utili, le fasi del concorso e la scheda di adesione sono disponibili sul sito www.radioq.eu. Al fine di garantire una migliore organizzazione del festival, è gradita il prima possibile un'adesione preliminare scrivendo a concorsiradioq@gmail.com. Grazie alla collega Valeria De Simone per questa clip veramente esaustiva. Ricordo che lei, insieme a tutto il team di Radio Più Roma, parteciperà all'organizzazione del concorso, ma soprattutto alla finale di questa quarta edizione del Festival Cantate in con Arte, che ve lo ricordo sarà il prossimo 6 novembre presso la Basilica Parrocchiale San Giovanni Bosco al Tuscolano. Una serata a cui parteciperà anche Monsignor Giampiero Palmieri, vicegerente della Diocesi di Roma. Dunque siamo veramente in chiusura, grazie mille a tutti per averci seguito, un grazie particolare anche proprio al team che ha partecipato a questa trasmissione, e vi ricordo che per qualsiasi informazione è sempre possibile verificare tutto dal nostro sito internet www.radiopiu.eu. Grazie mille, ci vediamo il prossimo 6 novembre.